Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con 7 Days to Die dopo una vita. È veramente da tantissimo che non ci gioco, infatti è da molto che non lo vediamo sul canale. In realtà io non ci gioco da ancora più tempo, perché forse è un paio di settimane che non lo vediamo sul canale, ma io non ci gioco circa da un mese, perché come avevo detto, cioè sostanzialmente abbiamo fatto un po', poi ero andato un po' avanti e a parte che adesso non mi ricordo più neanche i tasti, quindi abbiate pazienza, non so neanche cosa avevamo nell'inventario, però comunque ci sono, come avevo anche detto a chi me lo chiedeva, ci sono poche novità, ci sono state poche novità, quindi diciamo che iniziava a diventare un po' noioso, visto che comunque c'era poco o non dico poco o niente da fare, perché c'era comunque un bel po' di esplorazione, eccetera. Però dopo un po' viene anche a noia vedere che non ci sono aggiornamenti, non ci sono piccoli fix, e adesso questi fix ci sono stati, però molto ma molto lievi. Adesso vi vado a dire un po' qualche cosa. Questa è la patch 1.1.a, se non sbaglio, e viene adesso è possibile giocarci anche su Mac, quindi per chi ha un Mac può giocare anche lui a 7 Days to Die. Alcune cose che sono state fixate, ad esempio il problema del coso lì, degli oggetti che venivano moltiplicati praticamente durante il crafting, quindi è stata fissata questo sdoppiaggio degli oggetti. Sono stati fissati i pop-up della questa qui, che ogni tanto usciva da qualche errore random. E poi, se non sbaglio, ci sono stati fissati un po' il fatto lì delle trappole, la memoria in teoria, la RAM, quindi che veniva consumata un po' troppo, dovrebbe essere stato fissato, quindi dovrebbero esserci in teoria meno rallentamenti. E per il resto un po' di altre cose, io li sto leggendo adesso dal sito, perché giustamente non è che me li ricordi a memoria. Il fatto degli zombie che danzavano sulle scale, sì, che ogni tanto si inceppavano, mentre quelli ciccioni, gli zombie ciccioni che spaccavano le scale, eccetera, eccetera. Quindi qualche fix c'è stato, niente di trascendentale, però almeno qualcosa è stato fatto. Speriamo che intanto becchiamoci qualcosa, magari un po' di mazzocchine, anche delle patate abbiamo preso. Passiamo da qua, se no le spacchiamo. Lì non ci arriviamo, maledizione. Dai, dai. Cioè abbiamo preso una patata da 6.000 km adesso. Un'altra cosa che devo farvi vedere, che effettivamente l'altra volta non l'avevamo ancora visto. Allora, a parte qui che ho un po' rinforzato, vedete, prima era fatto tutto di cemento, io qui ho messo un altro strato di ferro. Vedete, questo è tutto quanto davanti, è tutto inferriato, intanto vediamoci d'occhio. E un altro strato, volevo fare tutto così, poi mi sono fermato perché sono finito un po' le risorse, quindi pian piano lo faremo. Quindi abbiamo un triplo muro qua, voglio vedere come cazzo entrano quei bastardi di zombie. Quindi abbiamo un muro di cemento armato, uno di ferro, questa qui che è piuttosto resistente. Cioè abbiamo anche qui questi cubettoni, anzi me li metto un po' qua perché non vorrei perdermeli. Belle torce, va bene. E poi un altro strato di cemento. Allora, cosa possiamo. Ah, no, è vero, dicevo una cosa che non abbiamo visto. E altra cosa, quindi, appunto, ragazzi, i video arriveranno molto sporadicamente fino a quando non ci sarà qualche aggiornamento. Ho fatto appunto questo video per tenervi aggiornati sulla situazione. Intanto poi me ne sono andato anche un po' in giro. Come vedete, siamo al giorno 49. Qui ci mettevo del cibo. Possiamo metterci un po' di patata. Allora, un'altra cosa che ho fatto nel frattempo è un tunnel di fuga dalla nostra casa. Spero che qui poi ci faremo un grande stanzone con tutte le risorse, eccetera. Qui vedete, qui mi sono fatto un lavoraccio. Qui ci sono delle torce tutto lungo. Cioè, guardate che cosa cazzo è cattiva. Ho fatto un mega tunnel che sbuca, vedete, passa tutto sotto il lago e va a finire nella casa. Arriva, che
che ho prontamente bunkerato, cioè almeno un pezzettino ho fatto bunker, poi mi hanno iniziato a spezzare le gengive. Quindi, allora, siamo sbucati qui. Quando sono uscito, praticamente c'era qui la porta della casa, quindi ho fatto una doppia porta, come potete vedere. Perché ero sbucato proprio nel muro della casa, quindi l'ho fatto un po' così, vedete? Ho bunkerato questa zona qui, quindi usciamo direttamente fuori, più che all'interno della casa, ogni tanto lagga, però vediamo. Occhio qua che ci sfracelliamo, doppia porta anche qui, perché effettivamente qui entriamo dentro la casa, però come vedete in condizioni pietose, poi dovrò farla un po' meglio, però nel frattempo ho bunkerato. Ho fatto un piccolo bunker di uscita, vedete, quella è la nostra casa, è molto faiga questa cosa, dai. Ma sentite questi rumori un po' da navicella spaziale? Sì, ogni tanto c'è qualche rallentamento. E quindi niente, come detto ragazzi, ogni tanto ci ribeccheremo con questo gioco, spero che ci saranno degli aggiornamenti molto più cazzuti nel prossimo futuro, perché come detto, adesso non è che ci sia poi granché da fare, cioè sì, possiamo craftare, andare un po' in giro, cose del genere, però non è che ci sono. Ricaricato random, vabbè. Non è che ci siano molte cose da fare, a parte, vabbè, queste costruzioni così, però aspetto anche magari una modalità creativa in modo tale da poter fare lì, sì, costruzioni veramente cazzute. Si poteva fare eventualmente anche con. Il coso, c'è una debug mod che poteva essere attivata. Io non ho voluto attivarla qui. Magari potrei anche farlo perché comunque avevo un'altra versione. Perché comunque questo quando è uscito il nuovo aggiornamento, ti potevi scaricare una nuova versione, installarla su quella vecchia, eccetera. Quindi io diciamo eventualmente potremmo anche fare diciamo un salvataggio a parte, un mondo a parte dove attivare la debug mod e fare qualche cosa creativa. Comunque gli zombie a questo punto ce ne sono veramente pochi. Non so se sono lì giù in fondo. Ok. E vabbè, come detto, questo è un video un po' così, giusto per aggiornarci, perché come detto non lo vedevamo da parecchio tempo, quindi volevo aggiornare anche voi. Magari molti mi chiedevano che fine ha fatto, e giustamente, però perché non avevo fatto, diciamo, una puntata conclusiva, ma più che altro anche un po' per, tra virgolette, proprio noia, nel senso che lo avevo giocato, lo stavamo giocando, poi però dopo un po' mi sono fatto quel passaggio lì sotto la casa e poi non ho più registrato, perché comunque, ma anche adesso, cioè vedete, a parte ammirare le stranezze di questa gente. Non è che ci sia tutta questa queste cose da fare. Ci vuole anche un po' di tra virgolette pausa tra non dico una serie e l'altra, però quasi facciamo un po' come stagioni televisive, fine della prima serie, seconda, perché per appunto fare un po' di pausa tra delle parti e l'altra, anche perché comunque ne abbiamo fatte parecchie, questa credo sia. Ma tutti così cadono, cioè con la testa tra le cappe, tra le chiappe. Vabbè. È comunque l'episodio 27, credo, quindi cioè, non è che ne abbiamo fatte poche. Diciamo ci prendiamo una piccola pausa fino a quando non ci sarà qualche add-on, qualche miglioramento, qualche novità bella massiccia da parte degli sviluppatori, però per adesso, come dire, non. È tutto un po', tra virgolette, già visto. Vabbè, io direi di incamminarci verso casa, visto che sta facendo notte. Adesso dobbiamo solo ritrovare. Rifacciamo tramite il passaggio, se ritrovo la casa. Credo che sia quella. Ce lo rifacciamo all'incontrario, anche se molto probabilmente faremo. Facciamo di certo prima andare attraverso il lago, però dai, sfruttiamo il nostro nuovo passaggio, almeno vediamo anche in notturna se. Ci facciamo. Ok, ogni tanto qualche sparata di lag pauroso. Però questo anche è giustamente un po' il mio PC che è quello che è. Doppia porta, qua abbiamo fatto una cosa cazzuta. E vai. Spero che qui. No, no!
che cazzo fai? Sì, è partita una schioppettata perché... Vabbè, dettagli. Comunque, andiamo verso casa. Sono le 19:47-48. Quindi si sta facendo sera. È ora di spararci qualcosa da mangiare, direi. E come detto, poi qua ci sarà ancora qualcosa da costruire. Siamo andati abbastanza in fondo. Lì sarà il nostro tesoro. Lì metteremo un po' di nostre risorse, quelle più preziose che adesso ho smandrappato qui un po' intorno. E sopra poi anche ci organizzeremo per bene. Per adesso ci sono solamente torce. Questa sarà una nostra postazione di vedetta. Poi lì magari continueremo a costruire. Anche se in realtà qui stavo facendo... vedete? Anche da qui si vede il triplo muro, in modo tale da difenderci per bene. Anche se poi dovrò attrezzarmi per bene anche lì. Come vedete però il nostro fossato è abbastanza cazzuto. Se non fosse magari per il fatto che... Cioè posso cercare nel... Cioè c'è della carta nel cemento armato, vabbè. Dicevo, per quanto il fossato possa essere fatto di sola terra, però almeno ci sono degli spuntoni. Poi dovrò vedere se se funzionano gli spuntoni, quelli che si erano buggati nell'altra partita. Quelli sono più grandi, quindi magari durano anche un po' di più. E per il resto niente, continuiamo a sentire questi suoni. Qui non è più tanto una voce, ma più che una voce è un... dei suoni un po' tecnologici, un po' da UFO, un po' da X-File. E vabbè, vediamo un attimo di aspettare un po' la notte. Come detto, questo sarà un video giusto di aggiornamento per farvi sapere che fine ha fatto la serie, appunto, che... Qui intanto comunque crescono in modo abnorme. Siamo pieni di patate, quindi non direi anche basta. Magari ce ne mangiamo un paio, anche di più. Vai, vai, spara, spara. Perfetto. Poi questi possiamo riempirceli magari e un paio ce li beviamo anche. Giustamente non si possono mettere insieme questi. E vabbè, direi di entrare in casa, posare magari questa cibaria. Qui era la roba, questa è la roba per curarci. Allora facciamo che la metto un po' qui. Qui c'era una quantità di patate. Ok, sono arrivati a trovarci, credo. Aspettate, andiamo a vedere dal tetto, che forse siamo un po' più... Vabbè, che adesso che è notte non vediamo noi neanche una ceppa. Eccoli lì che arriva. Credo stiano iniziando a morire lì sotto. Ah, bella. Cioè, bella è una parola grossa, però. Vai, vai, fai il furbo, fai il furbo. Vieni qua. Vieni qua. Salame. Sì, diciamo che gli zombie... vediamo quanti ne arriveranno, perché... Uno degli aspetti negativi era il fatto che comunque gli zombie erano una quantità spropositata. Per quanto noi siamo al giorno 45, però dai cazzo, venivano decine e decine di zombie, si formavano dei nuguli di... zombie che poi... A parte che facevano laggare il gioco in modo impressionante, però erano anche un po' troppo forti, nel senso... Posso capire che cercano di ammazzarci, ma che mi distruggono la casa fatta di cemento. Ah, giovane. Qualcuno, dai, lo sparacchiamo così in amicizia. Tanto colpi... Oddio, non è che ce ne abbiamo poi tanti, perché come detto c'era capitato quel bug che ci ha fatto perdere sostanzialmente tutto. E niente ragazzi, vabbè, questo era questo appunto un aggiornamento sulla situazione di Seven Days to Die, che come detto voglio mettere un po' da parte fino a quando non ci saranno un po' di novità, perché comunque come detto qui ci siamo attrezzati. Eccoli là, noi iniziano ad arrivare, vabbè. Iniziano ad arrivare in quantità spropositate. Vabbè, comunque... Ecco, già stanno iniziando a spaccare qualcosa.
Vabbè, questo poi giusto nella mattina andremo a vedere tutti i danni che hanno fatto. E per adesso, vabbè, noi proseguiamo con la nostra pausa, diciamo, pausa fin quando non faranno qualcosa di, appunto, di nuovo, non aggiungeranno qualcosa di interessante che possa, ecco, qua già li hanno fatti fuori tutto. Vabbè, vedrò io il giorno successivo, che magari sarà anche la prossima volta che ci vediamo, non si sa mai. E niente, vabbè ragazzi, io direi di concludere qui il video. Era giusto appunto un aggiornamento per farvi sapere che non è che ho abbandonato la serie, ma è semplicemente in pausa fin quando non ci saranno aggiornamenti della versione. Ci saranno magari qualche novità in più, o magari troveremo qualcosa in più da fare, forse con la creative mode o con la debug, diciamo un po', ci arrangeremo, vedremo. E vabbè, per il resto ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Comunque non vi preoccupate, perché non lo abbandoniamo in totale, 7 Days to Die, perché è un gioco che spero che andrà fino in fondo, gli sviluppatori spero andranno fino in fondo, lo porteranno a termine con nuove versioni, vediamo quando uscirà l'Alpha 2. E vabbè, per il resto quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo con il prossimo video, un prossimo video in generale, se mi raccomando seguite anche le altre serie. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, come sempre mi raccomando commentate, mettete un bel mi piace e seguitemi anche sulla pagina Facebook. Ci vediamo con il prossimo video e un saluto a tutti da quel Taleale.